Allora, siamo qua con coach Marcello Abbondanza. Chiedo a caldo un commento di questa partita. Ma questa partita, l'altra partita, onestamente credo che ci dobbiamo vergognare, perché continuiamo a non fare punti e soprattutto continuiamo a mollare. Quindi questa è la cosa che sicuramente nessuno merita, né il pubblico né noi. E giochiamo con un livello di attenzione secondo me basso e soprattutto con bassissima aggressività. Quindi il problema nasce secondo lei in allenamento o nasce conoscendolo in campo? Il problema è generale, nasce dall'allenamento, ma anche quando si entra in campo non si entra sicuramente in campo sereni, i risultati fatti finora non aiutano, quindi mette ancora più pressione. Ci sono tante giocatrici nuove anche a questo campionato, anche alla Serie A, e questa cosa non aiuta per questo aspetto qui, ma ci sono anche dei numeri. Questa sera i posti 4 non sono stati all'altezza della gara rispetto agli altri. E abbiamo girato meglio su alcune cose, ma abbiamo lasciato troppe situazioni tattiche che ben sapevamo. E poi ancora sotto 2-0 comunque finire in questa maniera qua. Ecco, cosa vi aspettate adesso nelle prossime partite? Riuscirete a uscire da questo loop? Io lavoro, ci provo, ci metto tutto quello che ci posso mettere e penso e spero che le ragazze facciano la stessa cosa. Sono convinto che nessuno è qua per non provare a fare qualcosa, quindi sicuramente prima o poi ci si riuscirà. Quando è che rivedremo Eleonora Lobianco in campo un po' più a lungo, diciamo? Leo questa sera l'abbiamo provata a utilizzare solo per i giri dietro, davanti non può ancora stare, non te lo so dire. Ok, grazie. Prego.